Li avevamo lasciati così, in cerchio o a terra, fra le coccole e le carezze regalate ai nuovi amici a quattro zampe. Momenti speciali, quasi unici, che sono stati vissuti dagli ospiti della Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova grazie ad un nuovo percorso intrapreso a febbraio per portare benessere alle persone della terza età, ma in modo alternativo. Ed eccoli qua, a distanza di due mesi, in piazza 20 Settembre a Fano, insieme a quattro Golden Retriever. Hanno fatto davvero amicizia con questi animali, diventati ormai dei compagni fedeli, sempre disponibili e in grado di allontanare, anche se per poco, la solitudine e le sofferenze. I vostri ospiti come hanno reagito a questa iniziativa? Beh, basta vederli, in realtà benissimo. È stato sia a livello emozionale che a livello comunque cognitivo, nel senso che abbiamo potuto stimolare la memoria, il ricordo, insomma è stato fantastico. È una bella compagnia. Gradisce anche molte coccole. Sì, certo. Giulio, ma vorresti che questa iniziativa potesse continuare? Ma certo, certo deve continuare. Queste sono bestie che fanno una compagnia enorme, specialmente alla mia età. Quanti anni hai, Giulio? Ho perso il conto. Meno di 100. Sono cani estremamente docili e mansueti, sicuramente i cani più adatti per fare un'attività del genere, quale la pet therapy. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e ci auguriamo che i nostri cani del nostro allevamento possano tornare presto a tenere compagnia a questi anziani. Come si chiama il cagnolino che ti affianca o cagnolina? È Petunia. Petunia. Ecco, ti tiene molta compagnia. Ah, caspita, guarda. Dicevi prima che tira? È difficile tenere. Porca mentire, eh? Andiamo avanti senza benzina. Oh. sono diciamo come noi, quello che capiscono quello che gli diciamo. Che cosa ferma, non andare forte, mi fai male. E allora rallentano, non un po'. Ti dà la zampa? Sì. Ce lo puoi fare vedere? Eccola qua. Eccola qua. Coccole che vuole, ragazzi. Sì. Quante coccole vuoi, di? Un bel po', un bel po'.